Nel video precedente abbiamo visto come sia costituito l'oggetto della coscienza percettiva, quali ne siano i momenti. Oggi vedremo, cercheremo di comprendere come la coscienza della percezione, nel considerare appunto i diversi momenti dell'oggetto, si venga a trovare impigliata in tutta una serie di contraddizioni da cui uscirà, per così dire, cambiando l'oggetto stesso e cambiando anche se stessa. Quindi, dopo aver fatto l'esperienza di che cosa sia l'oggetto della sua considerazione, dopo aver fatto esperienza di quali contraddizioni siano contenute nell'oggetto ed in se stessa che considera l'oggetto in un certo modo, essa dunque cambierà atteggiamento, resterà sempre coscienza, cioè l'oggetto che essa si trova di fronte resterà sempre per lei un oggetto estraneo, cioè un oggetto appartenente al mondo esterno. Lei non avrà ancora compreso che quell'oggetto è comunque posto da lei in un certo senso, no? Altrettanto di come lei stessa sia inscindibilmente legata all'oggetto della sua considerazione. Dunque, in realtà, per noi, per il filosofo che segue le esperienze della coscienza, l'oggetto e la coscienza sono in una relazione essenziale, ovvero non vi è un oggetto senza una coscienza che lo apprenda, senza una coscienza che si porti sull'oggetto e d'altra parte non vi è una coscienza che non abbia costitutivamente un oggetto da conoscere, un oggetto da apprendere. Lo ripetiamo, la coscienza è sempre coscienza di qualche cosa e l'oggetto si dà sempre per una coscienza. Diciamo, l'errore che fa la coscienza, sia la coscienza ingenua, sia la coscienza intesa come senso comune, come l'atteggiamento dell'uomo comune di fronte alla realtà, oppure intesa anche come coscienza delle scienze empiriche, delle scienze della natura che considerano appunto il loro oggetto come esistente in sé e per sé e come tale, insomma, che debba essere in qualche modo compreso in tutta la sua verità che debba essere rispecchiato dalla coscienza senza che la coscienza vi apporti alcunché di proprio. Ecco, questo è l'atteggiamento della coscienza ed in particolare della coscienza percettiva che appunto ritiene che il suo oggetto debba essere assunto così com'è, debba essere un puro assumere. Ma vedremo proprio adesso come in questa pretesa di cogliere l'oggetto così com'è, essa non possa fare a meno di riflettere, di correggere la sua percezione e in questa opera di correzione, di riflessione, di aggiustamento, essa si troverà, come dicevo poco fa, impigliata in tutta una serie di contraddizioni che la porteranno a cambiare l'oggetto del proprio sapere. Cioè l'oggetto del proprio sapere, dirà Hegel alla fine di questo movimento, sarà l'universale incondizionato, che è l'oggetto proprio della coscienza diventata intelletto. Questo universale incondizionato, lo vedremo
eventualmente quando commenteremo il capitolo sull'intelletto, non è più la cosa dalle molte proprietà, diciamo una cosa sensibile che si offre alla considerazione della coscienza che vede, che tocca, che annusa, che appunto ha questo oggetto sensibilmente presente davanti a lei, ma sarà appunto un oggetto, per così dire, intellettualizzato come la forza, pensiamo alla forza di gravità, o come alla legge, pensiamo alla legge, alle leggi newtoniane, alle leggi della fisica, che certamente non sono oggetto di apprensione sensibile, non le vediamo, non le tocchiamo, non le possiamo annusare, sono un prodotto dell'intelletto, il quale intelletto pensa tuttavia che queste leggi esistano indipendentemente dalla coscienza che le apprende. Ma torniamo a noi, torniamo cioè all'analisi delle contraddizioni che la coscienza della percezione incontrerà durante la sua esperienza. La coscienza dunque fa esperienza di che cosa in realtà sia il suo oggetto, ne esamina i diversi lati, riflette sui diversi momenti che costituiscono l'oggetto e si trova di volta in volta a dover cambiare il suo punto di vista perché si accorge che l'oggetto, così come lei lo apprende, è contraddittorio. E dunque dovrà tornare su se stessa, dovrà riflettere su se stessa e considerare un altro lato dell'oggetto. Ma così facendo scopre una nuova contraddizione che la riporterà di nuovo al punto di partenza e così via in una specie di circolo, di oscillazione, da cui la coscienza, diciamo così, uscirà soltanto cambiando se stessa, cambiando anche il proprio oggetto, diventando quindi intelletto e modificando il suo oggetto nel senso appunto di quell'universale incondizionato che vedremo non è altro che la presa di coscienza che l'oggetto in realtà contiene in sé la diversità, cioè l'oggetto non può essere considerato semplicemente come un uno che tiene fuori di sé il molteplice o come un molteplice che tiene di fuori di sé l'unità, non può essere considerato come un per sé che tiene fuori di sé un peraltro, ma deve essere considerato appunto come l'unità del per sé e del peraltro, come l'unità dell'uno e del molteplice. Ma questo lo vedremo successivamente. Adesso occupiamoci proprio di queste contraddizioni, di questa esperienza che la coscienza fa, delle contraddizioni di cui essa diventerà consapevole nel procedere durante la considerazione del suo oggetto, per arrivare infine al passaggio, no? Dalla coscienza percettiva alla coscienza dell'intelletto. Allora, a questo scopo andremo a leggere e a commentare il paragrafo 28, parte del paragrafo 28, diciamo quasi tutto, e cercheremo appunto di vedere come Hegel stesso ci mostra in che senso la percezione si trova impigliata nelle contraddizioni che poi la faranno, per così dire, uscire da se stessa e compiere un passo in avanti lungo il cammino della consapevolezza.
Il paragrafo 28 inizia così. Vediamo ora quale esperienza la coscienza faccia nel suo effettivo percepire. Per noi una tale esperienza è già contenuta nello sviluppo, come testé risultato dell'oggetto e della relazione della coscienza verso di questo, e non sarà che lo sviluppo delle contraddizioni ivi implicite. Ecco, quando Hegel dice per noi, intende per noi filosofi, per il filosofo che ha già acquisito il punto di vista del sapere assoluto, noi già sappiamo che questa esperienza contiene, diciamo così, lo sviluppo delle contraddizioni, cioè contiene lo sviluppo di quelle contraddizioni che sono insite nell'oggetto della percezione e nella relazione di questo oggetto con la coscienza che appunto lo considera. Ma questo lo sappiamo noi, che già abbiamo visto lo sviluppo di questa coscienza. La coscienza percettiva dovrà compiere, diciamo così, personalmente questa esperienza dovrà scoprire, dovrà appunto restare, come dire, impigliata in queste contraddizioni per rendersi conto che da questo circolo non si esce se non cambiando il proprio oggetto. L'oggetto che io apprendo si presenta come puramente uno. Inoltre io mi accorgo della proprietà che è in esso e che è universale, ma che perciò va oltre la singolarità. Ecco, l'oggetto che io coscienza della percezione apprendo si presenta come puramente uno. Semplificando possiamo dire l'oggetto è un singolo oggetto che è davanti a me, per esempio questo pezzo di sale che è qui davanti a me, che io percepisco immediatamente, lo vedo, lo tocco, lo posso assaporare e così via. Quindi l'oggetto è un uno, è una cosa singola che sta qui davanti a me. Però io mi accorgo, dice Hegel, che esso ha una proprietà, cioè che è anche un universale. Ricordiamoci che l'oggetto della coscienza percettiva è l'universale. Il movimento della coscienza sensibile aveva condotto appunto a considerare l'oggetto non più come un semplice immediato che è qui davanti a me, come una singolarità immediata, ma come appunto un oggetto universale. In che cosa consiste l'universalità di questa cosa che è davanti a me? Diciamo in maniera semplice: il pezzo di sale che è qui davanti a me indubbiamente è un pezzo di sale, però al tempo stesso io dico di questo pezzo di sale che è una cosa. Ricordiamoci che l'oggetto è la cosa dalle molte proprietà, ma una cosa è anche il granello di pepe, una cosa è anche questo computer, una cosa è anche l'albero che vedo dalla finestra e così via. Dunque, in questo senso, l'oggetto che ho davanti a me non è soltanto un singolo oggetto, ma è anche un universale. E allora questo oggetto, come universale, va oltre la singolarità, è quella causalità di cui abbiamo parlato, abbiamo detto che costituisce uno dei momenti dell'oggetto della percezione. È ciò che è comune a tutte le cose, in quanto ogni cosa appunto è una cosa. Ogni cosa ha come sostanza, potremmo dire, la causalità.
Dunque l'oggetto che io apprendo si presenta come puramente uno, inoltre io mi accorgo della proprietà che è in esso e che è universale, ma che perciò va oltre la singolarità. Vedete, la proprietà dell'oggetto in quanto cosa va oltre la singolarità perché appunto ogni cosa è una cosa. La causalità, in questo caso l'elemento comune che è proprio di ogni cosa in quanto cosa, è un universale proprio perché si riferisce a una molteplicità di cose, non si riferisce a una singola cosa. Dunque, il primo essere dell'essenza oggettiva, in quanto questa era un uno, non era il suo vero essere. E allora io devo cambiare la mia considerazione dell'oggetto, cioè la coscienza percettiva era partita dalla considerazione che l'oggetto che aveva davanti era appunto questo singolo oggetto, questo singolo pezzo di sale. Ma alla considerazione che questo singolo pezzo di sale, in quanto è una cosa, non è un uno, non è una singolarità, ma è appunto una universalità, questa considerazione la coscienza deve cambiare atteggiamento, cioè deve dire l'oggetto come lo intendevo prima, cioè come un uno, non è il vero. Il vero è appunto l'universale. Ed infatti la percezione è appunto un prendere il vero, ed il vero coincide appunto con l'universale. Quindi ciò che io, coscienza percettiva, credevo prima come il vero non è il vero. Il vero non è la singolarità di questo oggetto presente davanti a me, ma il vero è appunto l'universale. Il vero è, possiamo dire per semplificare, la causalità. La causalità in quanto lo dirà poi Hegel, in quanto comunanza, in quanto sia quella sostanza comune a tutte le cose in quanto cose. Qui il riferimento possiamo farlo alla sostanza di Spinoza. In effetti Jean Hippolyte nel suo libro Genesi e struttura della fenomenologia dello spirito ritiene che Hegel qui stia pensando alla sostanza di Spinoza, la quale è appunto una comunanza, qualcosa di, come dire, indifferenziato che tuttavia si concretizza, si individualizza negli attributi e nei modi. Dunque abbiamo detto che il primo essere dell'essenza oggettiva, in quanto questo era un uno, non era il suo vero essere, poiché l'oggetto è il vero. In me cade la non verità e l'apprendere non era giusto. Ecco quella famosa rettifica che la coscienza della percezione fa. La coscienza della percezione, come sappiamo, crede di essere un puro assumere, cioè deve semplicemente assumere l'oggetto così come esso è, ma quando si accorge che l'oggetto non è quello che credeva per lo innanzi, deve rettificare questa sua apprensione, cioè deve considerare in maniera diversa il suo oggetto, deve tornare sui suoi passi, per così dire. Questo tornare sui suoi passi non è naturalmente più un puro assumere, ma è appunto una riflessione in se stessa. La coscienza riflette in se stessa, riflette sul proprio oggetto, ritorna, diciamo così, su di sé, ritorna sulla sua propria considerazione e cambia punto di vista. Quindi l'oggetto non è più il vero, non è più l'uno, la coscienza scopre che il vero va oltre la singolarità, che il vero dunque è l'universale. A questo punto essa deve considerare l'errore
non già come un errore dell'oggetto, non già come un difetto dell'oggetto, ma se lei si è sbagliata, l'errore è il suo. È la coscienza che sbaglia, la coscienza crede che è lei che sbaglia. Perché? Perché l'oggetto è il vero. L'oggetto non può contenere in sé alcun difetto. Dunque, se la coscienza scopre che l'oggetto non è l'uno che credeva, ma è l'universale, deve ammettere che si era sbagliata. Deve ammettere quindi che il difetto è in lei, non è l'oggetto, perché l'oggetto è l'eguale a se stesso, l'oggetto non cambia. È lei che può sbagliarsi perché lei è il mutevole, lei è, diciamo così, la parte difettosa di questa relazione tra la coscienza che apprende e l'oggetto che viene appreso. Dunque, poiché l'oggetto è il vero, in me cade la non verità e l'apprendere non era giusto. Anzi, in forza dell'universalità della proprietà, io devo prendere l'essenza oggettiva piuttosto come una comunanza in generale. Ecco quello che dicevamo, no? Cioè l'essenza oggettiva è l'oggetto. Non lo devo considerare come un uno, come una cosa singola. L'essenza oggettiva, cioè l'oggetto, cioè il vero, è invece una comunanza. È una, diciamo così, è un universale, la causalità. Perché dice comunanza qui Hegel? Perché appunto la causalità non è altro che ciò che è comune a tutte le cose in quanto cose. Possiamo dire comunanza, possiamo dire causalità, possiamo dire universale. Possiamo dire anche sostanza. La sostanza che è il sostrato indifferente che si individua attraverso, appunto, per dirla con Spinoza, attraverso l'infinità dei suoi attributi e dei suoi modi. Inoltre, ora io percepisco la proprietà come determinata, come opposta ad altro ed escludente questo altro. Questo è un passaggio importante che noi già abbiamo visto. Qui, quando Hegel parla di proprietà, secondo me, ma naturalmente posso sbagliare, lo fa in due sensi. Lo fa sia nel senso che la cosa ha una proprietà di essere cosa, e quindi la causalità della cosa è la proprietà di questa cosa singola che sta davanti a me. Come dire che la proprietà del sale è di essere una cosa, e la proprietà del granello di pepe è di essere anch'esso una cosa, la proprietà dell'albero è di essere una cosa. Quindi forse la parola proprietà, Eigenschaft, viene usata in due sensi. Il primo come causalità della cosa, diciamo così. E in questo caso però, proprietà, in quanto proprietà determinata della cosa, viene inteso nel senso, per esempio, delle proprietà del sale, cioè la bianchezza, la sapidità, l'essere cubico e così via. Quindi in questo caso proprietà determinata significa tutte le proprietà che appartengono a quella cosa e che fanno di quella cosa quella determinata cosa. Tutte le proprietà determinate che appartengono al sale e che fanno del sale il sale, rendendo possibile che il sale si distingua da un'altra cosa, si distingua dal pepe, si distingua dall'albero e così via. Questa proprietà, in quanto proprietà determinata, naturalmente si determina in opposizione ad altre proprietà. Possiamo dire che la proprietà della bianchezza si determina in opposizione alla proprietà dell'essere nero, come abbiamo detto diverse volte.
Quindi proprietà determinata significa che è determinata proprio dal suo opposto, dall'altro da sé. Sia esso un opposto che si trova al di fuori di quella cosa particolare che sta qui davanti a me, come per esempio il nero che si trova al di fuori del sale, sia nel senso di una proprietà determinata che si determina rispetto ad una proprietà che è compresente nella stessa cosa. Per esempio, la bianchezza sta nel sale che si determina in relazione alla sapidità o in relazione all'essenza cubica, proprietà che sono anch'esse compresenti nel sale. Quindi io percepisco la proprietà come determinata, come opposta ad altro ed escludente questo altro. Ecco, naturalmente questa esclusione non si riferisce alle proprietà che stanno insieme nella sostanza del sale, ma si riferisce alle proprietà opposte, no? Quindi la proprietà della bianchezza esclude la proprietà dell'essere nero, la proprietà della sapidità esclude la proprietà dell'essere dolce e così via. In effetto, dunque, io non ho rettamente appreso l'essenza oggettiva, determinandola come comunanza con altri o come la continuità. In forza della determinatezza della proprietà, io devo anzi separare la continuità e porre l'essenza oggettiva come un uno esclusivo. Ecco quindi l'oscillazione, quell'oscillazione di cui dicevamo. Cioè, la coscienza della percezione di nuovo si accorge di una contraddizione, cioè nel momento in cui essa considera che nell'oggetto non c'è soltanto la proprietà della causalità, ma ci sono anche delle proprietà determinate e che queste proprietà determinate fanno sì che l'oggetto in questione si distingua da altri oggetti, che il sale si distingua dal pepe, per restare nel nostro esempio, ebbene allora la coscienza deve ammettere che l'oggetto non è quella comunanza che pensava prima, cioè che la verità dell'oggetto non sta più nella comunanza, non sta più nella causalità. Ma la verità dell'oggetto di nuovo sta nell'uno esclusivo. Vedete, la coscienza è risospinta di nuovo alla posizione iniziale. Inizialmente pensava che la verità, l'oggetto, fosse appunto un uno, poi si accorge della contraddizione e dice la verità non è l'uno, ma è la comunanza, la causalità. Poi di nuovo, considerando che però l'oggetto presenta delle proprietà determinate opposte, deve tornare a dire che l'oggetto in verità non è neanche questa comunanza, ma è un uno esclusivo, cioè è quella unità iniziale che però viene chiamata qui da Hegel come uno esclusivo perché la coscienza ha capito, diciamo così, ha fatto un passettino avanti, ha capito che se l'oggetto presenta delle proprietà determinate e queste proprietà determinate caratterizzano l'oggetto in opposizione ad altri oggetti e dunque questa cosa, dalle molte proprietà, deve per forza essere considerata come un uno esclusivo, cioè una cosa diversa dalle altre cose che come diversa appunto esclude da sé altre cose, non può essere considerata come una comunanza. Se la causalità era comune a tutte le cose in quanto cose, e quindi c'era una specie di continuità nella causalità di tutte le cose, e la coscienza percettiva riteneva che questa causalità fosse il vero della cosa, adesso però deve ricredersi, deve dire che il vero è la cosa singola, diciamo così, è di nuovo la cosa singola in quanto esclude tutte le altre cose.
ed esclude proprio in virtù delle proprietà determinate che io percepisco nella cosa, con i sensi, con i miei organi di senso. Percepisco il bianco, percepisco il sapido, percepisco la forma cubica e di conseguenza devo dire che l'oggetto della mia percezione è il sale in quanto è determinato così e in quanto esclude le altre cose che appunto presentano delle qualità, delle determinazioni opposte. In quest'uno, quando esso è stato separato, io trovo molte di tali proprietà, le quali, non affettandosi reciprocamente, sono reciprocamente indifferenti. Quindi io non ho percepito rettamente l'oggetto quando lo ho appreso come un alcunché esclusivo. Anzi, come prima esso era soltanto continuità in generale, così è ora un universale mezzo a comune dove ciascuna delle molte proprietà, intese come universalità sensibili, è per sé e come determinata esclude le altre. Ecco di nuovo che la coscienza viene nuovamente risospinta, no? Dall'uno esclusivo alla causalità. Questa volta la causalità appunto viene chiamata l'universale mezzo, quell'anche di cui abbiamo già parlato, che accoglie in sé le proprietà determinate, le quali proprietà determinate però se ne stanno ciascuna per conto suo. Cioè quando la coscienza della percezione considera il suo oggetto come un uno esclusivo, naturalmente deve ammettere che in questo uno esclusivo, in questo pezzo di sale che è davanti a me, ci sono diverse proprietà, ma essa considera queste proprietà come indipendenti l'una dall'altra, come per sé, si può anche dire nel linguaggio di Hegel, e non per altro, cioè queste proprietà, come sappiamo, vengono concepite come prive di relazione le une con le altre, cioè ognuna se ne sta per sé nel sale e tutte insieme stanno senza toccarsi in questa comunanza, in questa causalità che ora viene definita da Hegel come l'universale mezzo. Dunque, la coscienza della percezione viene nuovamente risospinta verso la causalità. La verità, quindi l'oggetto, non è più l'uno esclusivo come la coscienza credeva, ma avendo notato che in questa cosa, in questo uno esclusivo, ci sono le proprietà, ed essendo queste proprietà proprio presenti nella cosa, ecco che io devo considerare appunto il contenitore, per così dire, l'universale mezzo, la sostanza che accoglie queste diverse proprietà come la verità. Dunque sono di nuovo risospinto verso la causalità, dall'uno esclusivo verso la causalità. Ma così anche il semplice il vero che io percepisco non sono universale mezzo, anzi sono la singola proprietà per sé, la quale peraltro così non è né proprietà né un determinato essere. Essa infatti né sta in uno né sta in rapporto ad altro, ma proprietà essa è solo in un uno e determinata essa è solo in rapporto ad altri. Ecco di nuovo la scoperta di una ulteriore contraddizione. Ecco di nuovo che la coscienza viene risospinta indietro per l'ennesima volta. Viene risospinta indietro dall'universale mezzo alla, diciamo così, alla singola proprietà, alla proprietà determinata. Perché viene risospinta indietro?
Perché io non posso evitare, no? Vedete, di considerare che le proprietà, le singole proprietà che vedo nell'oggetto sono appunto proprietà di quell'oggetto. E che in un certo senso il vero, ecco, il vero dell'oggetto non è l'universale mezzo, ma sono le singole proprietà, così come esse sono per sé, nella loro indifferenza reciproca. Quindi sono di nuovo reso spinto dall'unità, dall'universalità alla molteplicità. Quindi vedete questa oscillazione. Prima penso che l'oggetto, cioè il vero, la verità, sia l'uno. Poi vengo sospinto verso l'universalità, verso la causalità, verso ciò che è comune a tutte le cose. Poi di nuovo vengo risospinto all'uno esclusivo, alla cosa in quanto si distingue da tutte le altre cose. Poi di nuovo vengo risospinto all'universale mezzo, cioè a quell'elemento comune grazie al quale le proprietà esistono tutte quante insieme in un unico luogo indifferenziato. Ma evidentemente da questo comune mezzo, da questa causalità che è il contenitore delle proprietà, nuovamente vengo risospinto verso la molteplicità delle proprietà. Ciò che è vero non è tanto l'universale mezzo, ma vere sono le singole proprietà determinate, perché quelle io percepisco sensibilmente. Infatti, aveva detto, qualche riga più sopra, riferendosi appunto alle proprietà, queste proprietà sono intese come universalità sensibili. Cioè anche le singole proprietà sono delle universalità sensibili, perché pensate alla bianchezza. La bianchezza è appunto non un singolo oggetto, ma è una proprietà che può appartenere a tutti gli oggetti bianchi. Dunque è sì una proprietà determinata, ma non nel senso della singolarità, quanto piuttosto nel senso della universalità. La bianchezza è universale tanto quanto la causalità è universale, soltanto che qui si tratta appunto di una universalità determinata, di una universalità che tuttavia non ha ancora tagliato, per così dire, i suoi legami con la percezione, con la sensibilità. E tuttavia, ecco l'ultima definitiva contraddizione. Ma se io considero però le proprietà indipendenti le une dalle altre e dico che l'errore nuovamente è mio, della coscienza percipiente, nel momento in cui pensavo invece che il vero fosse l'universale mezzo, e cerco allora di, come dire, di attribuire a me l'errore, e sostengo che il vero, cioè l'oggettività, l'essenza oggettiva, è costituita da queste molteplici proprietà, mi trovo di nuovo a dover ricredermi. Comprendo che mi sto contraddicendo nuovamente. Perché? Perché la proprietà non può, per definizione, stare per conto suo. La proprietà cioè non è mai un per sé, ma è sempre un per altro, cioè la proprietà è proprietà in quanto inerisce ad una cosa. Noi abbiamo appunto la bianchezza che è propria del sale, del latte, della nuvola e così via. Non può la bianchezza starsene per conto proprio. Inoltre, questa proprietà non può non riferirsi ad altro, quindi non può essere contemporaneamente anche un peraltro, non può essere un assoluto per sé,
ma per essere proprietà, come abbiamo visto, si determina necessariamente in opposizione ad un'altra proprietà che essa non è. Bianco si determina in opposizione al nero e così via. E dunque per questa ragione che leggiamo Hegel dice: ma così anche il semplice e il vero che io percepisco non sono universale mezzo, anzi sono la singola proprietà per sé, questo è quello che io credo, la quale peraltro così, cioè concepita come una singola proprietà per sé, non è né proprietà né un determinato essere, per le ragioni che dicevamo poco fa. Cioè la singola proprietà per sé non esiste. Non c'è nessuna proprietà che possa essere un per sé. E se infatti, cioè la proprietà, né sta in un uno, né sta in rapporto ad altri, concepita così la proprietà non è proprietà. Perché non sta in un uno, per esempio nella cosa sale, né può essere concepita come una proprietà determinata. Perché, ripeto, la proprietà si determina solo in opposizione ad un'altra proprietà. E qui conclude Hegel, ma proprietà essa è solo in uno, proprietà è solo nella cosa sale o nella cosa pepe, come bianco, come nero, e determinata essa è solo in rapporto ad altri. Cioè, la proprietà del bianco è tale soltanto in rapporto ad un'altra che essa non è, soltanto in rapporto alla proprietà del nero. Ecco dunque come questo primo movimento porti la coscienza a rimpigliarsi, come dicevamo, in queste contraddizioni. La coscienza quindi oscilla tra l'uno, l'universale e il molteplice. Nel momento in cui considera il suo oggetto come uno, è risospinta verso il molteplice. Nel momento in cui lo considera come la molteplicità delle proprietà reciprocamente indifferenti le une alle altre, viene risospinta verso l'uno, e dunque questa serie di contraddizioni la porteranno infine, come dicevamo, a cambiare se stessa e a cambiare dunque anche l'oggetto della propria esperienza, della propria apprensione. Segue un paragrafo che abbiamo già riassunto in uno dei video precedenti, in cui appunto Hegel mostra come la coscienza non sia semplicemente una coscienza che assume il vero così come esso è, ma è anche una coscienza che riflette sulla propria assunzione, sul proprio sapere, e diciamo riflettendo sul proprio sapere smentisce se stessa, ma questo già lo sappiamo. Successivamente Hegel ci mostrerà proprio nei dettagli questo movimento oscillatorio del contraddirsi che la coscienza farà mentre considera più da vicino il suo oggetto. E non ne parliamo adesso perché altrimenti il video sarebbe troppo lungo, ma riprenderemo questo stesso discorso in un prossimo video. Per ora vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione.